tornati a Volturara Appula, l'ormai famoso paese natale di Giuseppe Conte, per chiedere ai compaesani come il capo politico dei 5 Stelle può uscire dallo scontro con Di Maio. Grazie Volturara, io mi sento in famiglia, quindi... Se io fossi stato Conte, mi fossi ritirato. Perché? Perché io, a destra, a sinistra, chi non può volere lì, chi non può volere là. Buongiorno. So soltanto che Conte ha a che fare con una massa di pagliacci. Ma lei lo conosce da quando era bambino? Sì, certamente. Senta, ma ci dice se era un tipo tranquillo oppure litigava con gli amichetti? Nessuno. Tranquillo? Tranquillissimo. Quindi stai ponendo stere, si è messo dintre a cucigi. Secondo lei dovrebbe fare un altro partito, dovrebbe andare via? No. Che lui tanto si trova lì perché grazie proprio a quelli dei 5 Stelle. Qui abita un'amica di famiglia storica della famiglia Conte. Signora Vittorina. Buongiorno. Buongiorno. Quando le ha scattate queste foto? Venne a Volturara per la cittadinanza onoraria. E allora lui, quando mi ha visto Vittorina. La mamma come lo sta vivendo questo momento? E all'inizio dicevano. Ma era contenta. Perdere, ma non era il caso della politica perché... Secondo lei adesso... Conte doveva formare un suo partito. Non rischia però di fare la fine di Mario Monti? No, perché Mario Monti era un'altra situazione politica. Aspetta, ma un partito con Di Battista invece? Intelligente, non è uno shock, forse è meglio di Di Maio. È un po' ti scivola, è un'anguilla, non ti puoi fare, non puoi avere affidamento su una persona così. Lui non molla, perché poi è così, questione di dignità, a dire allora che faccio, mi tiro indietro solo perché ci sono degli scogli? E no, è troppo comodo, adesso ci sta e deve continuare.